Bella Ciao a raga. tutti, dovevo parlare io, inizi tu. Scusa. Allora, ciao a tutti, sono qui con Matteo Pellegrino. E dopo questa ce ne andiamo tutti a casa. Ciao raga, eccoci qua, siamo a Esanatolia, nelle Marche, per la seconda tappa degli internazionali d'Italia Series. Adesso siamo appena arrivati nell'appartamento, vi faccio vedere com'è. Tra l'altro saremo in compagnia anche dei miei zii, quindi andiamo a scoprire dove alloggeremo questo weekend. Eccoci qua. Qui c'è l'ingresso. Scale. A sinistra abbiamo la cucina. Ora la vedete già stracolma di cose perché abbiamo già fatto pranzo. Eccoci qua. Tra l'altro mi è andato per traverso qualcosa. Questo è il salotto, guardate che roba, bello, bello, bello. Bici, già pronta per domani. Poi il bagnettino, bello tattico. Sbam, altre scale, adesso si sale. Oh, su, 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 su. Ancora su, ancora su, ancora su. Eccoci qua. Sinistra, prima camera da letto. Poi... seconda camera da letto, terza camera da letto al buio, sbam, qui tutte le mie cose, nuovi occhiali che vedrete in seguito e via. Devo dire un bel appartamento, ora ci cambiamo e andiamo a provare il percorso gara, andiamo a scoprirlo. Eccoci raga, siamo al nastro di partenza, siamo in compagnia di Emanuele Bocchio, dopo ci sarà anche Fontana e un suo amico della Cannondale. E, fatto sta, qui è la partenza, c'è una salita come vedete abbastanza dritta, molto 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 dura. Dopo questa salita si entra in questo tunnel molto stretto che sarà difficile prendere una posizione decente perché... si stringe veramente tanto. Dopodiché si fa il primo passaggio tecnico, ovvero questa pedana con questa pietra. Mica sono introvabili. Poi parabolica e si inizia a salire leggermente. Ah, c'è anche lui? Sì, perché è interessante. Ah no, però non no. Infatti per quello che ho detto. Qui tutto parte sotto bosco, qua piccolo salto, altro saltino, poi altra parabolica a destra, qui si può fare sia questi piccoli dossi o si può anche fare la linea a destra, è molto meno dispendiosa rispetto ai dossetti. Dopodiché paraboliche in discesa molto molto veloci, molto divertenti, che durano anche abbastanza, quindi c'è anche possibilità di riprendersi dopo la prima parte di giro. Qua è bello. Qui altro passaggio tecnico, abbiamo una discesa abbastanza dritta con dei tronchi e delle pietre e poi la vera e propria pietraia in cui quando ho provato un po' di linee ho capito che quella migliore era quella che partiva da destra e si spostava verso sinistra. Dopo la pietraia c'era l'area tecnica e poi questa salita che anche questa pendenze veramente proibitive, sarà anche questa 20-25%, non lo so, però veramente veramente dura e veramente dritta ed è uno anche dei pochi posti in cui comunque si riusciva a sorpassare perché come vedete tutto il resto del giro è abbastanza stretto, quindi si fa un po' fatica a sorpassare gli altri. Poi discesa, molto divertente, qui Emma tra un po' si schiantava contro l'albero, fortunatamente non è successo. Un po' lunga! Salita, molto bella, a tornanti, che ricorda un po' quelle di Coppa del Mondo, infatti mi gasava quando ero lì e la facevo. Sta qua, ecco, sta salita così mi piacciono, con i tornantini. Quelle che dopo che Ah, quelle sotto. Sì, anche queste.
Queste adesso le provo bene perché non le ho saltate prima. Altra discesa abbastanza divertente e tecnica, con dei piccoli jump da fare, cioè devi saltare dei tronchi. Poi altre paraboliche molto molto veloci, destra sinistra, destra sinistra, altra pedana, discesa che porta a un'altra pietraia molto più semplice rispetto a quella precedente, dove anche qui la linea era abbastanza indifferente, si poteva passare in centro tutto a destra o tutto a sinistra. Eccola qui la pietraia, poi altre due paraboliche e poi un'altra piccola salita che porta a un'altra discesa. Discesa molto carina, molto veloce, bisognava lasciare scorrere bene la bici. È qua che secondo me è un attacco. Poi qui si risale di nuovo per l'ultima parte del giro praticamente. Qui abbiamo due passaggi tecnici che si potevano evitare passando sulla sinistra, però quando ho provato non era tracciato del tutto e quando l'ho fatto in gara ho capito che era meglio fare il tratto tecnico, perché a sinistra perdevi veramente troppo tempo, perché hanno messo delle fettucce per allargare molto la linea. Sono venuto il primo, il secondo vabbè. Ora scambio di persona davanti, non c'è più Ema ma c'è Camp, il ragazzo che faceva DH della Cannondale, che spiega le linee appunto ai ragazzi Cannondale, e davanti a lui c'è Marco Aurelio Fontana, lui non ha bisogno di presentazioni. Qui parte divertente, tutta molto destra-sinistra, molto veloce, e poi l'ultima salita del percorso, molto molto dura e anche molto lunga. Infatti adesso ve l'ho tagliata perché sennò siamo qua tutto il giorno, anche perché l'ho fatta abbastanza piano nella prova. Dopodiché qui siamo già verso la parte finale del giro, c'è questa parte in cui passavano le moto da cross quando correvano al crossodromo qui di Esanatolia, e dopodiché niente, arriviamo all'arrivo. Il giro è molto molto bello, molto molto duro, è 170 metri di dislivello a giro e circa 4 km più o meno. È difficile, nel senso i posti da sorpassare sono veramente pochi, io partirò un po' indietro, quindi da capire cosa riuscirò a fare. Per il momento è tutto, ora proseguiamo. Bella raga, siamo zona camper, abbiamo già provato il percorso, devo dire molto molto carino. Voi avrete visto il video. Abbiamo Carlotta che non si fa vedere, qui Clara che non si fa vedere, qui Ema sì perché è un grande, quindi ovviamente... maggio pubblico. Esatto, guardate qua. Tra l'altro maglie nuove, guardate che belle, molto molto calde. Ok, adesso c'è anche lei nel video. Vabbè, lei è Anna, anche lei corre domani. Grazie che offri cibo a tutti noi comuni mortali. Volevo solo dire che il microfono ce l'ho io, quindi non si sentirà niente di quello che sta dicendo Clara, ma va bene lo stesso. Vero. Ma anche l'altra mangia. Stiamo registrando perché siamo qui con Carlotta Bock, che domani farà la sua prima gara di cross country della sua vita qui a Esanatolia, seconda tappa di Internazionale Italia Series. C'è questo vento che mi scompiglia i capelli, ma fa lo stesso. Andiamo avanti. Ti piace questo percorso? Sì. È di molte parole la ragazza, ma va bene lo stesso. Ma vi siete resi conti che non corro, vero? Ed è questa un'ottima osservazione. Ora passiamo a un altro concorrente. Ciao raga, eccoci qua con Clara Pellegrino. Innanzitutto, chi sei? Dillo ai nostri ascoltatori. Clara Pellegrino. Esattamente, lei è Clara Pellegrino, che domani farà la sua prima gara di cross country della sua vita, o forse no, ce lo racconterà lei stessa. Sì, oggi ho provato, bel percorso. Ti piace? Sì, carino. Tecnico, vero? Non troppo, no, non troppo tecnico. Ovviamente lei è brava. Perché io ho alti livelli. Quindi, cioè, se uno è bravo, giustamente, sta roba qua, cosa gli fa? Esatto. Niente. Poi avete visto com'era il recon del percorso, quindi capirete sicuramente se sarà tecnico o no. Detto questo, domani ancora parti, così verremo a fare il tifo sul percorso. A mezzogiorno perché alle 2 giustamente corro io, 2:30 anzi, perché non ho ancora visto il programma. Ok, prossime gare invece, prossimi obiettivi stagionali, dove si vuole arrivare? Io vivo alla giornata, decido di lei tipo Sagan, no? Si alza al mattino, guarda dove come sto, decido dove andare. Giusto, così. Una filosofia di vita logicamente la migliore, perché alla fine si vive giorno per giorno, come disse Luciano Ligabue. Spero vi sia piaciuto questa parte di video, ci si vede domani al campo gara. Buongiorno raga, oggi giornata di gara qui a Esanatolia.
Guardate che sole. E fa anche molto molto caldo. Ci sono circa 22 gradi. Ora sono in maglia lunga perché all'interno fa freddino. E niente. Oggi parto alle 2:30. 47esima posizione, quindi una posizione migliore rispetto alle volte precedenti. Vedremo cosa si riuscirà a fare. Il percorso è molto bello, non si riesce tanto a superare a parte nella partenza, quindi bisognerà fare una buona partenza, si spera. Adesso vado a fare pranzo, dopodiché mi cambierò e andrò su al campo gara a vedere la finale delle donne e poi inizierò a scaldarmi per poi partire io. Ci aggiorniamo dopo. Allora pre-gara e abbiamo qua Federico Nesi che deve coprire una scritta che non si può dire nella maglia e con un fantastico scotch grigio che tra l'altro come la maglia, quindi tanta roba, adesso vediamo. Top number one 52. Io 47, siamo lì, siamo lì. Tempo anche arrivi per la categoria under, quindi
Eccoci qua, raga, siamo nello studio a casa mia per parlarvi un po' della gara, di com'è andata. Allora, partiamo dal dire che la partenza è andata bene ma non benissimo, nel senso che non ho guadagnato nessuna posizione, perché essendo molto stretto la prima parte di percorso sono stato più o meno lì dove sono partito, quindi intorno alla 50ª posizione, e dopodiché devo trovare un modo per sorpassare, ovvero nei tratti in cui c'era più spazio, quindi le salite più ripide e alcuni tratti in zona partenza arrivo. Tutto sommato alla fine sono riuscito a fare una buona gara, sono contento, ho fatto un'altra top 15, under 23, e invece una 26esima posizione tra gli open, quindi elite più under. Adesso prossimo weekend, altra gara HC questa volta, quindi ci sarà una novità perché partirò in una gara separata, solo con gli under, e quindi non insieme agli elite, e in teoria farò anche il venerdì lo short track. È una specialità nuova che fanno poche volte in Italia e mi sembra comunque giusto mettersi in gioco e provare a vedere cosa si riesce a fare anche lì. Quindi niente, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, se fosse così vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e ci vediamo a Nalles!